pratico che cosa avete, che cosa pensate di fare, che cosa avete proposto e poi in generale che idea avete per il futuro. Questo piano del traffico è un piano che sistema l'esistente, quindi se qualcuno in questo piano si aspettava di vedere la metro C a Grotta Rossa piuttosto che vicino a Piazza Giachi Delfici, non è così, perché non è questo lo strumento per pianificare queste cose. Questo piano dà delle indicazioni su come razionalizzare a livello funzionale l'esistente, quindi non è nel dettaglio municipio per municipio, perché poi ogni municipio sarà chiamato a discutere delle singole problematiche, ma dà delle linee generali. Faccio un esempio: la razionalizzazione dei mezzi ATAC, che oltre al piano si lega anche al fatto del forte deficit dell'azienda, che è a rischio di chiusura, quindi questo ce lo dobbiamo dire senza paura, perché non dobbiamo nascondere nulla, e quindi per poter fare un piano aziendale loro devono predisporre necessariamente una razionalizzazione delle linee. Noi su questo per esempio abbiamo chiesto di fare degli incontri col municipio, io vorrei che partecipasse l'intera commissione mobilità perché mi sembra corretto, su come poter fare questa razionalizzazione senza danneggiare troppo. Quindi faccio un esempio: vogliamo togliere quella linea? Si sovrappone con un'altra? Vediamo se riusciamo a fare un percorso, allungarne un'altra per riuscire a coprire quello che quell'altra lascia scoperto. Quindi queste sono le azioni che noi possiamo fare. Dopodiché il piano generale del traffico regolarizza anche, dà la possibilità agli uffici di essere all'interno di una, non voglio dire norma perché non è una norma di legge, però comunque all'interno di una regolamentazione comunale su delle cose che per esempio a noi interessano molto. Noi viviamo in un quartiere dove l'edilizia è nata in maniera spontanea, quindi le strade non hanno le dimensioni tali da pensare di farci un marciapiede piuttosto i marciapiede più il parcheggio, eccetera eccetera. Il piano istituzionalizza formalmente alcune soluzioni che ci permettono di andare in deroga a quello che è il codice della strada, che fino adesso veniva fatto esclusivamente con un'assunzione totale di responsabilità del tecnico che metteva la firma. Voi capite bene, se c'è qualche dipendente comunale o ex dipendente comunale, quanto prendono i dipendenti comunali, avere su di sé una responsabilità di quel tipo, perché se poi un bambino o un motorino si fa male, la responsabilità è la loro, senza una regolamentazione centrale era difficile. E quindi questo piano invece inserisce una serie di situazioni per cui noi possiamo pensare per esempio di istituire le zone 30 con precedenza pedonale. Per esempio potremmo riuscire a mettere i cosiddetti paletti invece di fare il marciapiede di 1,5 metri a via Fosse del Fontaniletto. Sono delle piccole soluzioni che però permettono a noi di rimanere all'interno di una regola. Certo, assolutamente. Allora io ti interrompo, passo un secondo qui per fare giusto una domandina a ciascuno e poi lascio la parola a voi. Allora, consigliere Ribera, visto che lei si occupa di ambiente, ma so che proprio nella sua carriera, proprio anche universitaria, di studi eccetera, lei ci tiene molto. Io in realtà voglio parlare di un'altra drammatica situazione, questa non solo del nostro municipio, ma in realtà purtroppo di Roma e non solo, che è quella dei rifiuti, purtroppo, che è una situazione veramente terribile, per la quale vanno trovate veramente soluzioni rapide, se no insomma si rischia veramente di finire con scenari come quelli che abbiamo visto al sud, ecco. Quindi, e poi in realtà volevo che mi dicesse anche però un'altra piccolissima cosa, perché io so che lei ha fatto, che avete fatto una cosa molto bella in collaborazione con l'AMA e con l'ente Parco di Veio, e praticamente state progettando la pulizia di tutti i parchi che abbiamo qui nel nostro municipio. Il 28 di marzo è stato pulito tutto il Parco Papacci, e so che lei c'era, cioè so che lei insomma si prodiga molto per questo, quindi io volevo che lei accennasse a queste due cose, poi appunto per lasciare la parola poi alla gente. Sì. Buonasera, intanto volevo ringraziare la parrocchia per l'ospitalità, poi cercherò di essere breve perché mi farebbe piacere sentire tutti voi, insomma, i problemi che sentite con maggiore presenza. Sì, diciamo, io sto cercando di occuparmi principalmente delle questioni ambientali che affliggono il municipio, ma sinceramente abbiamo trovato una situazione abbastanza preoccupante che lascia intendere come il territorio comunque sia stato abbastanza trascurato negli ultimi anni, perché tutte queste discariche che abbiamo sul nostro territorio non è che sono sorte in questi ultimi mesi, ma probabilmente sono anni che ci sono, perché stiamo cercando anche di mapparle, probabilmente si tratta di un centinaio o più di scariche in tutto il territorio,
che comunque è molto difficile da tenere sotto controllo, perché è un territorio molto ampio, molto dispersivo, ricco di aree verdi. Aree verdi sia esterne al Parco di Veio ma sia interne, e le aree verdi interne al Parco di Veio l'80% sono aree private, e quindi comunque è anche difficile accedere a alcune di queste aree, comunque anche dal satellite alcune sono state individuate, alcune discariche, insomma ce ne sono davvero tante, sono presenti rifiuti di tutti i tipi, come materiali ingombranti, materiali anche pericolosi come l'amianto, oppure rifiuti di natura ordinaria, diciamo. Sì. Ecco, quindi noi stiamo cercando di affrontare il problema a 360 gradi proprio. Da un lato, diciamo, ovviamente la prima questione è quella che abbiamo avviato questa programmazione per ripulire i parchetti, ne sono stati puliti alcuni e ne verranno puliti altri. Questo grazie ovviamente al supporto di AMA e anche al servizio giardini, che comunque taglia le erbe e tutto quanto, però molti rifiuti sono nascosti. Pensate che solo dentro il parco Apache c'erano 5 quintali di rifiuti nascosti nella vegetazione, proprio di materiali ingombranti, che noi abbiamo rimosso. Quindi diciamo per adesso la zona interna al parco della Pace è abbastanza pulita, eccezione fatta della parte bassa, che purtroppo, essendo sprovvista di cassonetti, le persone del sabato e la domenica vanno lì e poi lasciano i rifiuti lì, poi l'AMA passa a riprenderli, però quella parte soffre ancora. E su via Vegantana proprio c'è una discarica abusiva dove sono presenti residui, insomma, di calcinacci, insomma residui di lì, e questi residui però verranno rimossi sabato prossimo, sabato 17 aprile, perché non so se lo sapete, ma da domani inizia la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Noi siamo stato l'unico municipio di Roma che ha aderito a questa campagna che è sostenuta dalla Commissione europea, e quindi domani rimuoveremo la discarica, una delle tante discariche del municipio che si trova a via Enzo Tortora, e il sabato successivo rimuoveremo la discarica proprio qui sotto a via Vegantana Vecchia, via Vegantana, nel tratto non asfaltato, e ripuliremo nuovamente la parte bassa del parco. Ovviamente noi continueremo a pulire i parchetti e anche le discariche abusive, cioè iniziamo domani, sabato prossimo ci sarà di nuovo il parco Apache, ma andremo avanti perché ce ne sono tante, insomma, di queste. Tra l'altro possiamo ricordare che lei si è espresso anche ultimamente sulla raccolta gratuita a domicilio dei rifiuti ingombranti, che ci sono dei numeri verdi da chiamare, perché è vero, per carità, che comunque la situazione è abbastanza oscena, però è anche vero che ci sono, appunto, e lo farei dire a lui perché lui sta veramente cercando di portare avanti a livello di comunicazione, insomma, di rendere noto che ci sono dei numeri da chiamare, che addirittura questo è stato un mese in cui venivano a ritirare i rifiuti ingombranti gratuitamente a casa, quindi questo, insomma, anche c'è. Sì, diciamo che l'iniziativa è partita dall'8 gennaio e durerà fino al 27 maggio. Dall'8 gennaio al 30 marzo sono stati realizzati 736 interventi proprio a casa, a domicilio, gratuiti dall'AMA. Scusami, chiedo di parlare un po' più forte. Scusate, alzerò la voce. Dicevo, dall'8 gennaio al 30 marzo l'AMA ha realizzato 736 interventi a domicilio, ecco, e quindi sono stati prelevati tantissimi materiali ingombranti. Nonostante questo, e qui mi dispiace però far notare anche un'inciviltà da parte di chi vive questo territorio, perché come è possibile che se l'AMA organizza un servizio di questo tipo, che ti viene a casa gratuitamente a ritirare i materiali ingombranti, noi troviamo continuamente materassi, elettrodomestici o quant'altro vicino ai cassonetti? Come è possibile? Basta andare sul sito dell'AMA, la campagna sta scritta lì, basta telefonare e prenotarsi e ti vengono a casa a prendere i rifiuti. Quindi non voglio. Bisogna fare un po' di pubblicità, non lo sa nessuno. Bisogna pubblicizzare, però. Bisogna dirlo alla gente. L'AMA utilizza mezzi chiari, come municipio l'abbiamo rilanciata. Però sulle agenzie stampa noi come municipio l'abbiamo rilanciata più volte questa iniziativa. Da questo punto di vista però posso dire e confermare che sul sito del municipio c'è scritto, noi come giornale lo abbiamo scritto anche su carta stampata, cioè, poi è chiaro che insomma uno deve trovare anche il modo, no? Basterebbe anche mettere vicino ai secchioni un cartello. Ecco, questa potrebbe essere l'idea, magari l'idea da suggerire ad AMA, ecco. Potrebbe essere. Ovviamente sappiamo che l'AMA è un'azienda che dove è interessato il comune, ma non è il municipio. Perfetto, no, senta, ci deve essere un caso. Le do la parola immediatamente appena finito. Volevo finire, un secondo, piccolo, volevo concludere il ragionamento, perché prima ho parlato di affrontare il problema a 360 gradi. Una questione è rimuovere, quindi una questione di decoro urbano, diciamo, rimuovere i
rifiuti presenti nei nostri parchi o queste discariche abusive. L'altra questione però è risolvere il problema a monte. E comunque l'amministrazione, per la prima volta da quando esiste il Comune di Roma, ha iniziato a lavorare seriamente sotto questo punto di vista. Perché? Perché come saprete, di recente è stata chiusa Malagrotta, per la quale noi tra l'altro c'è una multa, noi siamo multati dall'Unione Europea perché c'è una direttiva dell'Unione Europea del 2007 che obbliga i comuni a intraprendere la raccolta differenziata. Questo non è stato mai fatto sostanzialmente, i livelli di raccolta differenziata di Roma erano veramente bassi, oggi già siamo al 36% e Roma l'anno prossimo potrebbe essere la prima capitale europea a regime percentuali, superando Berlino o altre città, per la raccolta differenziata, perché è partita in alcuni municipi, partirà in altri municipi e nel 2015 stiamo lavorando per questo, dovrebbe partire anche sul nostro municipio. Ma anche questo non basta, perché comunque la raccolta differenziata comunque è sempre il tetto del processo, il problema è lo smaltimento e il recupero di questi, diciamo, di questi materiali, che non è un rifiuto, il rifiuto è un concetto vecchio, perché il rifiuto è una cosa che si, insomma, si mette in stoccaggio, che rimane lì, no, invece fino al 90% è possibile recuperarli questi prodotti. Certo, il discorso parte dalla progettazione, noi dovremmo lavorare con l'industria perché producesse prodotti facilmente riciclabili, però il governo sta lavorando anche su questo. E invece la questione è questa, perché dite, allora stiamo avviando la raccolta differenziata, l'AMA fa questa campagna e Roma oggi è più in base dei rifiuti rispetto all'anno scorso? Perché comunque c'è un problema, gli unici due impianti che avevamo a Roma sono stati sottoposti a sequestro, quindi adesso noi li portiamo più a Malagrotta rifiuti in questi impianti, dove noi pagavamo 40 euro a tonnellata a Malagrotta per conferire questi rifiuti in discarica, adesso per adesso li stiamo portando in Emilia Romagna e al nord est e paghiamo anche di più, perciò AMA comunque in difficoltà, paghiamo anche di più, però nel frattempo, queste sono le linee programmatiche dell'assessorato all'ambiente e di AMA, stiamo lavorando per costruire, per progettare degli impianti sia per il compostaggio ma anche per il recupero energetico da questi rifiuti. Tra l'altro potremmo produrre biogas con il quale potremmo alimentare i pulmini proprio dell'AMA che vanno in giro. Questo è molto importante, io auspico e stiamo lavorando per questo, che anche nel nostro municipio si possa realizzare un impianto di questo tipo. La nostra amministrazione, infatti, il presidente Torquati, qualche mese fa ha firmato un accordo con un centro di ricerca della Sapienza che si occupa di sviluppo sostenibile, con il quale stiamo lavorando, stiamo facendo degli studi di fattibilità insieme all'assessorato all'ambiente, per appunto per iniziare a lavorare per realizzare un impianto nel nostro municipio, che possa servire non solo al nostro municipio, ma anche in generale altri territori limitrofi, che penso ai comuni a nord di Roma e il municipio 14esimo qui a affianco a noi. Quindi insomma stiamo veramente affrontando il discorso a 360 gradi e fortunatamente l'Unione Europea in questo ci sostiene e ci dà anche i fondi, perché l'Unione Europea è un'opportunità, noi la stiamo subendo come un problema, perché stiamo subendo il rigore, stiamo subendo le multe perché non abbiamo usato Malagrotta, ma se uno inizia, diciamo, quel percorso virtuoso che ci chiede l'Europa, l'Europa è un'opportunità perché ti sostiene, ti legittima, ti dà i fondi, ti aiuta col trasferimento tecnologico, con le partnership, insomma, quindi ci sono veramente tante occasioni, l'Europa è un'opportunità e noi proprio ci vogliamo infilare in questo filone, vogliamo essere un territorio virtuoso e avviare una progettazione di questo tipo, quindi il discorso proprio a 360 gradi. Dico un'ultima cosa, con AMA si sta rivedendo il contratto di servizi tra il comune e l'azienda, diciamo è in corso, che dovrebbe terminare nel 2015 la chiusura di questo contratto, e il nostro municipio avvierà delle proposte, anche perché AMA non sia più l'unico ente a gestire il ciclo dei rifiuti in questa città, insomma, ma che possa essere affiancato da, perché no, cooperative, privati in generale, e questa è anche un'opportunità, un'occasione per dare posti di lavoro a nuovi giovani o comunque ad altre persone. Perché una volta che non è più gestito da un solo ente, questo, insomma, c'è distribuzione di capitali, quindi si possono creare nuove opportunità. Questo sostanzialmente. Grazie mille, tanto adesso vi lascio la parola per le domande e appena finiamo e segnatele così poi gliele potete fare. Nel frattempo saluto Marco Paccione che è arrivato, che è consigliere e capogruppo del PD, e allora adesso arriviamo un attimo anche a te. E intanto allora interpello il consigliere Tricoli. Per parlare un po' della situazione della scuola, ecco, lei veramente, io penso che meglio di lei l'ha vissuta veramente per tanti anni quotidianamente, che dire, io innanzitutto so che state aprendo la possibilità delle belle iniziative, io ultimamente ho letto che volete concedere ad uso gratuito i locali delle scuole il pomeriggio per le associazioni sportive, culturali, per fare altre attività, perché non si capisce perché in Italia alle 4 del pomeriggio le scuole devono essere chiuse quando le scuole sono di tutti, quindi potrebbero rimanere aperte anche fino alle 9 di sera, chiaramente trovando ecco, un,
un compromesso. Ecco, io volevo soltanto ecco, che lei ci illustrasse in un secondo la situazione e soprattutto che ci dicesse quali sono secondo lei gli interventi più urgenti da fare nelle scuole. Allora, buonasera, grazie dell'opportunità, è un piacere. Come diceva Eleonora, è vero, io sono tanti anni che insegno nella scuola, ho visto anche tutte le riforme da insegnante unica passando per tutte, Falcucci, eccetera, alle ultime riforme. L'ultima iniziativa alla quale Eleonora si riferiva, dell'apertura delle scuole, noi nel nostro quartiere, nella nostra scuola di Via Fosso del Fontanile, nel nostro istituto comprensivo, sono anni che le facciamo. Il problema era che doveva essere un attimo regolamentato, cioè a livello di municipio dare la possibilità a tutte quelle associazioni culturali, senza nessun tipo di colore perché questo a noi non interessa come scuola, no? Ma a tutte quelle associazioni culturali che potevano, diciamo, ampliare anche la nostra offerta formativa, al di fuori delle 4:30, fino anche alle 8:00 di sera, come si fa in tante scuole. Come diceva Eleonora, la scuola non è nostra, diciamo, dell'insegnante, la scuola è dell'utenza e dei cittadini, no? Quindi dare la possibilità di utilizzare gli spazi. Si è fatto per anni, si continua a fare anche da noi dopo le 4:30 fino alle 7:30. Il problema era sempre l'assicurazione dei ragazzi, l'assicurazione degli operatori, la pulizia dei locali, chi vigila l'entrata e l'uscita diciamo delle persone che entrano a scuola, la sicurezza. Quindi stiamo cercando come municipio, insieme all'assessore Cozza, che lui è l'assessore alla scuola, alla cultura, allo sport, il nostro assessore, proprio di regolamentare. Abbiamo messo per la prima volta, se ne parlava da anni, abbiamo avuto una prima consulta della scuola con tutte le scuole del 15° municipio, con i presidi e i direttori dei vari istituti, proprio per cercare di formare una rete, no? Di consultazione e di reali bisogni. Cioè, se una volta, diciamo, nella scuola, la scuola era aperta per ti aiuto a fare i compiti del pomeriggio, ti aiuto ad approcciarti alla musica, ti aiuto. Oggi come oggi, visto la realtà del nostro municipio, del nostro 15°, una delle cose fondamentali che noi stiamo attuando, peraltro, ripeto, nel nostro istituto, ma non solo, anche in altri istituti del 15°, è diciamo, l'aiuto alle famiglie, diciamo, dei ragazzi che arrivano da altri paesi extracomunitari per la lingua, la famosa L2. Noi stiamo da 2 anni abbiamo delle insegnanti preposte a formare altre insegnanti che di pomeriggio, in orario extrascolastico, fanno lezione sia agli adulti, certo, gratis chiaramente, certo, sia ai minori, certo, proprio perché, e non ce la dobbiamo nascondere, la realtà del nostro 15° è un avvicinarsi anche di diverse etnie, perché un conto era all'inizio l'etnia dei sudamericani, in fondo lo spagnolo vicino all'italiano, al latino, non avevamo così tanti problemi, diciamo, di portare dopo qualche mese a un certo livello i nostri bambini, no? In modo che man mano si pareggiasse. Oggi come oggi, che abbiamo altri tipi di etnie, specialmente abbiamo parecchi cinesi, abbiamo parecchi filippini, a parte i rumeni, anche lì è latino un po' diverso, insomma, no? Però, diciamo, ci dobbiamo assolutamente confrontare e mettere in grado questi ragazzi che accogliamo nella scuola, come sono stati accolti i nostri all'estero anni fa, e poter, diciamo, dargli quella possibilità di man mano mettersi al passo. Quindi una delle, diciamo, delle cose importanti che noi stiamo cercando di realizzare, non solo nel mio istituto ma nelle scuole del 15°, e di avere mediatori culturali e di aprire al territorio dopo le 4:30 anche, diciamo, 1-2 volte a settimana per aiutare gli adulti, permettergli di seguire, perché sennò noi spesso abbiamo, e lo dico spesso in municipio, abbiamo i nostri alunni che fanno da interprete ai genitori, perché giustamente arrivano dall'isola del Capo Verde, il portoghese è estremamente difficile poi rispetto allo spagnolo, no? È proprio. Abbiamo i nostri alunni che man mano, i bambini si sa imparano molto prima, quindi riescono, diciamo, poi fra bambini, mutuo insegnamento, riescono man mano a impadronirsi più o meno della base della lingua italiana,
E quindi sono poi loro che fanno da interprete presso i loro genitori, perché quando vengono alle riunioni a scuola, ripeto, in qualsiasi scuola del Francesco, e tu sì, gli parli della scheda, di come va, e hai vicino il bambino giustamente che fa da interprete col genitore che poco mastica ancora l'italiano, no? Quindi questo per quanto riguarda. Un'altra cosa importante è lo sport, cioè provare, diciamo, insieme a diciamo, un aiuto per la lingua 2, cioè per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri, adulti e no, e lo sport, cercare di creare sempre nel quindicesimo anche proprio delle squadre che non siano solo, scusate se lo dico, squadre di calcio, cioè per fare, scusate se lo dico, no, ma ci sono tanti altri sport, no? No, che, no, lo dica. Che diciamo riescono a produrre quell'armonia, quella giusta competizione, fra una scuola e un'altra. Pensavamo con Cozza possiamo fare dei tornei che possono essere pallavolo, meraviglioso, basket, meraviglioso, tornei anche, perché no, ping pong, altro tipo di sport che affina diciamo la coordinazione oculo-manuale, cioè man mano portare anche quel pallamano, che è uno sport bellissimo, man mano diciamo mettere in grado questi ragazzi di muoversi anche nel quindicesimo municipio, no? Conoscendo anche in realtà, perché spesso i nostri bambini qua, nel nostro territorio di Grotta Rossa, di quello che succede, per dire, a Cesano non sanno nulla, alla Giustiniana, cominciano a muoversi quando vanno alla scuola media, neanche tanto, conoscono magari verso i 15-16 anni la movida di Ponte Milvio, però altre realtà per loro sono completamente sconosciute. Altra cosa ancora, lo dico, vabbè, a parte teatro, insomma, tutte queste attività che si possono fare anche con gli anziani, un anziano che è, questa è l'apertura che volevamo fare, che abbiamo già fatto tantissimi anni fa, qualcuno forse se lo ricorderà, famoso venerdì, che noi viaggiavamo fra una classe e l'altra, si spostavano i gruppi dalla prima alla quinta, dare la possibilità a degli anziani del quartiere di entrare nella scuola e insegnare gli antichi mestieri. Non l'abbiamo, mio figlio per esempio ha imparato sia a ricamare che a fare la tomaia alle scarpe a suo tempo, ora c'ha 25 anni. Io insegnavo il legno perché mi divertiva, insegnavo la calligrafia col pennino, però ecco, sono tutta realtà, sono dei patrimoni che non possono rimanere chiusi all'interno di una scuola, visto che si va verso un'apertura e che con i mezzi internet di oggi abbiamo la possibilità di mettere in rete e di comunicare, è importante che le scuole tutte fra di loro comunichino, condividino, prendano esempio, si aiutino, proprio per, insomma, per dare, se no la cultura, quella che io chiamo con la C maiuscola, che sono anni che cercano di mettere a fondo, specialmente quella della scuola pubblica, fatemelo dire, cioè andiamo sempre peggio, nel senso che nella nostra scuola, in alcune scuole del nostro municipio, venivano a studiare da noi svedesi, americani, francesi e olandesi. Sono venuti nelle nostre scuole a studiare per una settimana, a vedere la nostra integrazione per i bambini svantaggiati, per i disabili, per l'inserimento del diverso. Sono venuti per anni e hanno studiato da noi, hanno riportato nei loro paesi. Sapete benissimo che in America e Sud America non esiste integrazione, no? Per i bambini, diciamo, che hanno qualche svantaggio o fisico o socio-economico. Quindi sono venuti da noi, da anni ormai non vengono più, perché diciamo la scuola pubblica, con le ultime, specialmente le ultime riforme, ahimè, non è in grado di accoglierli, no? Non è in grado, sì, non siamo, per cui ci dobbiamo aiutare, ecco, se davvero la scuola è una comunità. Mi riallaccio un attimo a quello che diceva prima il consigliere Ribera, proprio sul riciclaggio di rifiuti. Noi a scuola sono anni, abbiamo i cassonetti nostri sui piani, di carta, di plastica e di cartone, quando sono pieni ce li incolliamo e li portiamo giù nei bidoni dove vengono poi a prenderli. Cioè è un problema, un'educazione ambientale, io spesso ne parlo con Marcello, con altri consiglieri, parte da quando siamo piccoli, certo. Mi spiego? E prosegue, se non parte da quando siamo piccoli, non ce la si fa. Il problema sono i genitori di oggi. Qualsiasi tipo di educazione parte dalla famiglia e dalla scuola a livello piccolo. Con questo, così poi lasciamo le domande. Allora,
Lucia Posiello. Io a lei la domanda la faccio proprio secca perché è una curiosità che lei deve togliermi. Allora, Lucia Posiello, che come vi ho detto ha preso il posto di Daniele Petrungaro, quindi è circa un mese, insomma poco più di un mese, è laureata in scienze biologiche e svolge adesso la sua attività di ricercatrice all'Enea Osteria Nuova come ricercatrice nel campo dello sviluppo di sistemi diagnostici innovativi, cioè biosensori, per applicazione nell'ambiente e nell'agroindustria. Allora io, lei mi deve dire poi come le è venuto in mente di entrare in politica. Ecco, vi ringrazio per questa opportunità. Io voglio innanzitutto ringraziare i cittadini. Io venivo qua, mi dovete credere, e volevo girare la macchina e tornare a casa perché mi stava venendo una fifa tremenda di venire a parlare con voi. Poi ho detto, ma tu non sei sola, perché l'amministrazione di questo municipio la fai con ottimi colleghi, con il presidente Torquati, con gli assessori, con una squadra fantastica di giovani. Io sono matricola, loro sono gli anziani della politica, io sono la nuova e quindi la matricola della politica. Però la fai con i cittadini e quindi lì devi andare e lì devi stare. E quindi io mi presento, io mi chiamo Lucia Mosiello, sono, come ha detto Eleonora, prima ricercatrice diciamo all'Enea, quindi ho 20 anni di esperienza nei settori della ricerca, della biotecnologia, della sostenibilità dell'ambiente, dello sviluppo di sistemi che valutano il contenuto di sostanze tossiche nelle acque, negli alimenti e nell'ambiente, e a un certo punto ho deciso di uscire dal mio laboratorio e di mettere a disposizione della collettività quello che io avevo imparato in tanti anni di lavoro, ma soprattutto la capacità di risolvere i problemi, perché è quello che serve all'amministrazione, delle soluzioni. Ma le soluzioni da dove partono? Da capire quali sono i problemi. Quindi io mi sentirete parlare molto poco, però ascoltare molto, perché io voglio amministrare durante il mio mandato essenzialmente insieme ai cittadini, che sono quelli che vivono, conoscono e sanno i problemi, al di là del colore politico, al di là degli schieramenti, al di là delle correnti. Però consentitemi una citazione: io politicamente parlando nasco con un'altra idea di mondo, che è l'area della senatrice. L'idea di mondo è lanciata, lo slogan lanciato per le primarie dalla senatrice Laura Cuppato. Io ho nel mio biglietto elettorale, ho detto un'altra idea di municipio. E da dove parte quest'altra idea di municipio nella mia mente? Perché poi voi mi dovrete un attimo sopportare, perché i ricercatori sono un po' degli animali strani, nel senso, da laboratorio. Esatto, io sono un po' così, però vi assicuro che la mia grande motivazione è di mettere a disposizione del territorio le mie competenze, non solo, ma cercare di creare un caso, nel senso, in questo territorio ci sono degli importanti centri di ricerca, la Casaccia è uno di questi, poi abbiamo il CRA, poi abbiamo il CNR. Allora, i centri di ricerca, commercio e patrimonio, e la commissione pari opportunità, l'eletta, anche lì voglio fare un piccolo riferimento. Oltre al mio lavoro di ricercatrice all'Enea, io sono componente del Comitato Unico di Garanzia dell'Enea, che sono i comitati per le pari opportunità, che sono stati rifondati e adesso si chiamano CUG, Comitati Unici di Garanzia. Che cosa ho fatto in questo mese? Intanto mi sono inserita e ho iniziato a lavorare con i colleghi. E poi ho iniziato a seguire alcune iniziative, molto importanti quelle delle scuole. La scuola non è solamente l'infrastruttura, non sono solo le quattro mura, sono anche quello che accade dentro la scuola. Un aspetto molto importante che sicuramente su cui bisogna lavorare è quello della divulgazione, della diffusione, dell'insegnamento della scienza anche attraverso i laboratori. La scienza, la tecnologia non sono delle cose soltanto teoriche, si apprendono con la teoria e con la pratica. Nelle scuole italiane i laboratori non ci sono, non esistono. E questo, esatto, è un problema che secondo me, lavorando con i ricercatori,
ricostruendo quello che è il circuito della conoscenza, che è scuola, università e ricerca, probabilmente si può iniziare a progettare e a programmare per questo territorio. Per esempio, vi faccio un'idea che mi è venuta in mente. Io, anche in Enea, anche in Casaccia, in tutti i laboratori di ricerca, ci sono degli strumenti, degli oggetti che non vanno più bene per i ricercatori, ma possono andare bene per le scuole. E allora iniziamo a uscire, io lo dico per me, voglio portare queste idee concrete. Allora, fare degli accordi, certo, con questi enti, soprattutto che se appartengono e quindi insistono su questo territorio, no? Anche perché di, visto che i soldi per comprare gratuite, cose nuove non ci, esatto, sono, quantomeno uno oggetti, una frutta, che non vanno bene per noi, che ci perché sono noi già, no? Li butteremmo, no? Certo, e certo, allora si possono dare alle scuole. Questa è un'idea come... Benissimo, allora io lascio soltanto alla fine la parola a questo punto a Marco Paccione, gli do l'onore di concludere così poi passiamo la parola a voi. Tra l'altro io però all'inizio non vi ho sottolineato il fatto che questi consiglieri e l'assessore sono qui stasera perché abitano tutti in questa zona qui, cioè non solo si occupano del municipio ma abitano tutti qui a Somba di Nerone, quindi insomma per noi possono essere dei punti di riferimento, perché se non ci fate parlare a noi qualche volta, parlate solo per voi, ce ne andiamo. Sì, ma spiegato, sì, ho capito, però era giusto anche presentarli perché per sapere a chi bisogna rivolgersi c'è anche bisogno di sapere che cosa fanno, ha capito? Però per fare delle domande dovete sapere a chi vi state rivolgendo, immagino io, no? Quindi basta, lasciamo la parola, un minuto contato a Paccione che conclude e vi lascio la parola. Niente, intanto perché... scusatemi per ritardo, sarò velocissimo perché ci tengo ad ascoltarvi e insomma questa iniziativa ha anche questo scopo oltre che quello di dirvi e di raccontarvi quello che abbiamo fatto in questo quasi anno di consigliatura. Io venendo qua ripensavo a come abbiamo concluso la campagna elettorale, l'abbiamo conclusa con lo slogan di quello che oggi è presidente del municipio, Daniele Torquati, e noi proponevamo un'altra storia, ecco, e stiamo lavorando per costruire quest'altra storia. Siamo partiti da una cosa che ci sta molto a cuore e che è il cuore della nostra campagna elettorale e della nostra proposta di governo, la trasparenza. Vogliamo e stiamo costruendo le condizioni affinché questo municipio diventi una vera e propria casa di vetro. Siamo partiti da cose che erano impensabili in passato, per esempio tutti gli atti di giunta sono accessibili, stiamo costruendo un nuovo sito municipale che sia più accessibile e più vicino ai cittadini, in cui venga pubblicato tutto, abbiamo impostato l'azione amministrativa affinché sia il consiglio, sia l'organo elettivo e quello in cui si può discutere, si possono affrontare i problemi, con i passaggi nelle varie commissioni tematiche che ci sono all'interno del municipio. Vogliamo che sì, si prendano le decisioni, ma che queste decisioni vengano prese con sopralluoghi, ascoltando i cittadini, ascoltando le associazioni, arrivando in consiglio, discutendo, perché forse noi abbiamo delle buone idee, magari spesso queste idee sono migliorabili, noi ci apriamo al confronto anche con l'opposizione per provare a arrivare alla fine a documenti che siano più utili possibile alla collettività. Abbiamo per esempio deciso che le decisioni cruciali non siano fatte all'interno della giunta, non siano fatte in segreto, ma siano fatte in mezzo ai cittadini. Noi quando abbiamo fatto grandi iniziative, come per esempio il PGTU qui della zona di Tomba di Nerone, abbiamo fatto un'assemblea pubblica con i cittadini in municipio, stiamo cercando di aprire le strutture municipali alla cittadinanza, alle associazioni, come l'ha detto bene la consigliera Tricoli. In questo modo facciamo sì che non solo da parte nostra ci sia un senso di apertura nei confronti della cittadinanza, dei cittadini che ci hanno votato e che rappresentiamo, ma che tutti si sentano parte di un grande progetto e che possano dare la loro parte, possano fare la loro parte per migliorare tutto quanto il nostro lavoro, tutto quello che è il nostro lavoro. Poi stiamo portando avanti col consigliere Ribera, che anzi ringrazio per la sua intensa attività sia dal punto di vista ambientale e sull'ecosostenibilità, ma anche
dal punto di vista della digitalizzazione del municipio. Stiamo facendo una battaglia perché tutti i documenti del nostro municipio siano accessibili, tutte le decisioni, tutti gli atti, tutto quello che viene fatto nel nostro municipio deve essere accessibile con un click. È una battaglia perché non dipende solo da noi, dipende poi dai dipartimenti, dal comune, quindi stiamo portando avanti. È un progetto ambizioso, ma credo che non sia la motivazione per cui siamo stati eletti, ma sia la condizione necessaria a far bene il nostro lavoro e a far sì che tutto quello che facciamo venga percepito come qualcosa per la collettività e non per interessi di chi, di qualcuno o di una parte o dell'altra. Concludo solo con una cosa: abbiamo dovuto affrontare tantissime emergenze, la condizione del comune la sapete, è molto complicata, abbiamo ereditato purtroppo da gestioni sbagliate in passato un buco di bilancio importante, abbiamo votato la previsione del bilancio 2013 con un anno di distanza, una cosa fuori dal mondo che non era mai accaduta, e in tutte queste condizioni comunque siamo riusciti a raggiungere quantomeno a coprire i servizi essenziali ai cittadini, alla persona, al sociale, a chi è più in difficoltà. Questa è la nostra priorità. Abbiamo posto in quest'anno le basi affinché i prossimi 4 anni possano essere davvero un'altra storia per questo municipio. Okay, allora guardi, io passerei subito la parola al signore, così prego. Una domanda a testa, mi raccomando, perché. Sì, poi arrivo subito giù. Prego, prego. Vorrei sapere, visto prima si parlava di viabilità. Scusate, posso dire una cosa? Si vuole fare la domanda, però deve essere più preciso possibile, se no non abbiamo il tempo di rispondere. Ma è una cosa da fare, la bocca. Vi chiedo di essere preciso. Chiunque va la cosa di chiedere che abbia una cosa. Non sovrapporci con chiacchiericcio e chi non è interessato alla fine può anche accomodarsi un po', lo dico sempre. Allora, vado nell'ordine delle domande, così faccio prima delle risposte. Marciapiede da Fosso del Poggio alla Posta. Allora, la situazione di via di Grotta Rossa la sappiamo tutti. Ci sono troppe case rispetto ai posti auto disponibili. È un quartiere, come dicevo all'inizio, cresciuto in maniera spontanea da chi negli anni addietro si è costruito la casa, molto spesso familiare, per cui oggettivamente non c'è il posto per le auto. Allora, la questione è questa: negli anni, e io condivido questa scelta che è stata fatta, perché purtroppo viviamo in questa condizione, perché come c'è una signora una volta mi ha detto: io voglio camminare lì col passeggino, la stessa nipote, che la mamma del ragazzino piccolo che aveva la macchina, ha detto: sì, ma dopo io la macchina dove la metto? Quindi qua dobbiamo fare i conti con la realtà. Negli anni, anche grazie a un lavoro della Commissione Mobilità degli anni passati, che ha lavorato molto bene, devo dire, si è fatta la scelta di lasciare un lato pedonale, anche se questo siamo tutti consapevoli che non è conforme al codice della strada, lo sappiamo tutti, ma la realtà dei quartieri nati come questa purtroppo è questa che abbiamo, è inutile tapparsi gli occhi e dirci belle parole, quindi si è scelto di lasciare il lato della Posta, per intenderci, perché c'erano molti passi carrabili, pedonale, e di intervenire lasciando la possibilità alle macchine di parcheggiare in maniera, lo sappiamo, irregolare, dopodiché noi, se chiamiamo i vigili, succede il finimondo, e lì è stata fatta questa scelta. Il problema, e stiamo cercando di lavorare con l'ufficio tecnico, gli unici due intralci sono la fontanella e soprattutto qui c'è una cabina, credo che sia di Acea, stiamo cercando di capire come eventualmente poter spostare quelle due cose. Però dobbiamo essere consapevoli che la situazione è questa, perché se noi mettiamo i parapedonali su tutto l'altro lato, si perdono, signori, 70 posti auto. Quindi qualcuno poi dopo, visto che i parcheggi non si possono fare, le case non sono state costruite con i garage, o negli anni nei garage ci hanno costruito supermercati, attività commerciali regolari, quindi noi ad oggi non possiamo andare ad accusare nessuno, la situazione è quella che è, per cui in questi quartieri dobbiamo fare
non so se il signore che ha fatto la domanda c'era all'inizio. No, ha fatto le domande e se n'è andato via. Tra l'altro, scusate, però allora chi fa le domande deve rimanere poi, perché è inutile che fa le domande, le chiede tempo agli altri e poi ve ne andate. Cioè, non so se era il signore sempre dell'acqua all'arsenico, comunque per evitare qualunque dubbio, questa zona non era interessata perché era l'acqua all'arsenico interessava solo delle abitazioni in estrema periferia, prossime, no, prossime alla campagna, che non sono abusive perché sono le ex case di chi coltivava i terreni dell'ente Maremma, che sono rimasti agganciati all'acquedotto dell'Azia e non all'acquedotto della CE, che già in bolletta avevano che l'acqua non era potabile. Dopodiché, scusatemi, l'ordinanza che è stata emanata sì con 4 giorni di ritardo rispetto alla pubblicazione dal sindaco attuale, è un'ordinanza che doveva essere emanata nel 2011 e comunque ripeto che non interessa questa zona, interessa delle zone ai limiti della campagna, delle ex case di coloro che custodivano i terreni dell'ex ente Maremma, quindi tranquilli, chiudiamo. Poi allora mi scusi, no, però no, però no, scusi, ci sono altri, no, io non ho intenzione, soprattutto per rispetto, arrivo anche a lei, però le deve aspettare perché ci sono altre persone che stanno in fila. Un secondo, allora per il palco Marcello è informato, quindi risponderà lui. Passo sulla sicurezza stradale perché il pallino del consigliere Calendino, che ringrazio in questa occasione perché devo dire che negli anni passati, lo ammetto senza problemi, è stata la prima volta quando io ero membro della commissione mobilità di opposizione che siamo riusciti insieme, quindi la maggioranza, i consiglieri di maggioranza, i consiglieri di opposizione.